Una nuova stagione per la Consulta dello Sport. Dopo le modifiche regolamentari proposte al Consiglio Comunale dello scorso 25 febbraio ed accolte dall'Assemblea, è infatti arrivato il momento dell'appello alle società e associazioni sportive di contribuire alla vita di questo organismo. Attraverso la costituzione di tavoli tematici di lavoro permanenti che coadiuveranno poi la consulta in sessione plenaria per migliorare la partecipazione e anche per avere appunto maggiori consigli da parte di chi fa sport in città per l'amministrazione per portare avanti quali temi: promozione sportiva, scuola, formazione e valorizzazione delle eccellenze, fair play, tifo e senso di appartenenza, impiantistica sportiva e, ultimo ma non per importanza, turismo sportivo e eventi sportivi. Questo, appunto, queste commissioni si costituiranno, presumo, nel mese di marzo e si riuniranno con la massima autonomia e poi in sessione plenaria della consulta e con il comitato esecutivo faremo un po' la sintesi. Comitato esecutivo del quale faranno parte 5 membri, io vedo responsabili di questi 5 tavoli, il sottoscritto, il presidente della commissione consigliare e rappresentanza del consiglio, il delegato del CONI, il professor Cerbai, che era già facente parte, è un po' il motore anche della consulta, e fa il suo ingresso anche la scuola con la professoressa Bianchi, che è la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale per l'educazione fisica e motoria. Cerchiamo di stare più uniti possibile perché le sfide sono ulteriori, sono tante, e quindi sia per la promozione sportiva con il CONI che con l'ente comune noi ci vogliamo essere e porteremo la nostra voce sempre per la promozione sportiva educativa dello sport.